La prova diretta di Monster Hunter 4G presso lo stand Capcom del Tokyo Game Show 2014 ci ha permesso finalmente di mettere le mani sul New Nintendo 3DS, che lo ricordiamo verrà rilasciato ad ottobre in Giappone, ma ancora non ha una data ufficiale di distribuzione in Europa. La nuova console presenta diverse novità che finalmente abbiamo potuto provare con mano. La più chiacchierata sicuramente è il secondo stick analogico. Prende il nome di C-Stick e onestamente definirlo stick non è neanche una definizione del tutto corretta, perché si tratta semplicemente di una superficie leggermente rialzata rispetto al corpo della console. Va anche detto che nonostante le dimensioni molto ridotte si è rivelato piuttosto funzionale. In Monster Hunter 4G serve per spostare la telecamera ed effettivamente non ci ha dato alcun tipo di problema durante le nostre prove, quindi una prova incoraggiante in questo senso. Altre novità sono due dorsali aggiuntivi che vengono messi di fianco a quelli già esistenti, più verso il centro del retro della console. Non sono facilissimi da raggiungere, soprattutto per chi ha le mani piccole, ma quantomeno sono stati posti in una posizione sporgente rispetto al corpo della console e questo facilita leggermente la fruizione di questi tasti. Altra grossa novità è l'aggiunta di un head tracking che in pratica va a migliorare l'effetto 3D quando si va a muovere la console. L'effetto ci ha davvero convinto e si accompagna tra l'altro ad un miglioramento dell'effetto 3D generale, cioè che comporta un po' tutto l'effetto di profondità. Anche questo ci ha davvero convinto. Lo schermo non presenta aumenti di risoluzione, mentre la superficie tattile, anche quella, non ha alcuna modifica rispetto al passato. La console si rivela comunque ben costruita, i materiali plastici sono di qualità, non ci sono giochi quando la si apre, quindi nel complesso anche per questo ci ha convinto. Ricordiamo che ci sarà anche un aumento prestazionale in termini di hardware ed effettivamente Monster Hunter 4G risulta molto graficamente bello da vedersi. Ora dobbiamo soltanto capire se effettivamente per chi possiede già l'hardware immediatamente precedente avrà senso procedere all'acquisto, e su questo sicuramente ci sono ancora dei dubbi che potremo fugare soltanto quando la lineup di esclusive verrà ufficialmente svelata.